Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che dai microfoni di Radio Gamma 5, come ogni giovedì, su 94 FM, fa la trasmissione, vi parla di magia, stregoneria, paganesimo, ormai da circa 40 trasmissioni. Ogni giovedì alle ore 15 è il nostro orario di trasmissione. Radio Gamma 5, ricordo, via Belzoni 9, a Cadoneghe, Padova. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Via delle Vignole 4 Marghera e lavoro sempre in collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi ricordo che l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti spedisce dei bollettini che facciamo periodicamente, senza dei periodi fissi, ogni tanto vengono fatti e vengono spediti a chi li richiede. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ricordo che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza perché devo presentare la trasmissione. Oltretutto oggi sono anche da solo perché i ragazzi sono andati a farsi qualche giorno di ferie. Ricordo una cosa alle persone che abbiamo contattato per fare la passeggiata, telefonerò questa sera, farò il giro di telefonate. Intanto ringrazio tutti coloro che sono in ascolto. La trasmissione di oggi fa parte di quel ciclo che abbiamo iniziato qualche settimana fa e che parla del periodo storico che va dall'800 al 1789, cioè il periodo della stregoneria clandestina, la stregoneria che fonda la libertà, che fonda la libertà contro l'orrore cristiano. Vorrei precisare una cosa per i cristiani che sono in ascolto. Voglio dire che loro non possono paragonare il nostro pensiero e trovare delle correlazioni fra il nostro pensiero e il suo loro pensiero. Il cristianesimo per noi rappresenta il male, la perversione, l'orrore, per cui è inutile che cerchino dei principi cristiani all'interno del paganesimo. Questo non è assolutamente possibile se non come propaganda apparente. Pertanto è chiaro che quando parlerò io, i cristiani rappresentano sempre l'orrore, che a loro piaccia o non piaccia, che loro voglia o non vogliano. Che dopo magari abbiano qualche retorico abbastanza abile da mettermi con le spalle al muro, questo è abbastanza facile. Io non ho un dottorato, cioè non ho studi accademici, per cui è abbastanza facile avere la prontezza e l'abilità di giocare sulle cose anche nei miei confronti. Però questo è assolutamente irrilevante, questo non cambia i termini delle questioni. Questo indica una maggiore abilità nell'uso delle parole, una maggiore abilità nell'ingannare le persone, non una maggiore coerenza sulle cose. Bene, in questa trasmissione parleremo appunto del secolo XII, dal 1100 in poi. E per ogni secolo noi prendiamo un fatto che è abbastanza importante, centrale del secolo, e che serve dell'uscita dall'orrore. Nell'Ottocento abbiamo parlato come si forma l'orrore, come si forma in termini giuridici, in termini di comando sociale. Nel Novecento, nel X secolo, abbiamo parlato della schiavitù e della trasformazione della schiavitù in termini diversi, e nell'undicesimo secolo invece abbiamo parlato come si determinano i futuri padroni che partono dalla cavalleria, un'istituzione criminale che serve a costruire quelli che saranno gli sfruttatori, quelli che saranno i distruttori del divenire umano. Nella trasmissione di oggi cominceremo invece a parlare degli avvenimenti che portano fuori dall'orrore. Però l'uscita dall'orrore non è che non consiste in altro orrore. Cioè, quando le persone sono con le spalle al muro, per uscire da essere con le spalle al muro, occorrono dei grandi sacrifici. E noi stiamo parlando di sacrifici epocali, cioè che fanno epoca, non stiamo parlando di piccoli sacrifici personali. Però ricordatevi sempre che quando io dico 10.000 persone, 20.000 persone, voi non dovete pensare a un numero di 20.000 persone, ma dovete pensare a voi stessi in ognuno di questi 20.000.
cioè le loro sofferenze, il loro divenire, perché loro hanno scelto questo? Dovete cercare di immedesimarvi in quelle situazioni. È questo che vi fa rendere, vi fa capire la drammaticità delle situazioni di cui stiamo parlando. In questa trasmissione parleremo del secolo XII, dal 1100 in poi. Molti sono gli avvenimenti importanti, ma a noi interessa mettere l'accento su un paio di fatti importanti e poco conosciuti: le crociate degli straccioni. L'importanza storica delle crociate degli straccioni non è mai stata valutata. Basti pensare che questo tipo di crociate mossero dalle 300 alle 500.000 persone e coinvolsero l'intera Europa quando la popolazione era all'incirca di una ventina di milioni di abitanti. Anche se i dati non sono precisi, nell'arco di 150 anni le crociate dei miserabili hanno disegnato l'intera struttura emotiva e del percepire il circostante dell'intera Europa. Parlare di 500.000 persone rispetto a 20 milioni di persone è come se oggi in Europa, si muovessero qualcosa come 7 milioni di persone. Voi pensate, 7 milioni di persone a fare la guerra in maniera diretta in Europa e quanto questo incide sulla vita delle persone. Fu il calderone dei sentimenti, di quelle crociate che servirono per forgiare una nuova forma di sentire, anche se quelle crociate furono, come dovevano essere, soltanto una serie di stragi per il gusto della strage, contribuirono a costruire quella coscienza collettiva, quella compattazione del sentire che dalla fine del paganesimo era sparita. Basti pensare a Stefano, che guida una crociata di bambini, credo fosse quella di Pastorelli, al quale appare Gesù che gli indica cosa fare. Così per l'intera mistica, dove la povertà sarà indicata dal sentire. Il circostante si presenterà a suggerire agli esseri umani cosa fare, magari sotto forma del santo, di Gesù o dello Spirito Santo, ma le tensioni degli esseri umani cominceranno ad aprirsi alla percezione delle tensioni del circostante. Se la Chiesa Cattolica userà le crociate per convogliare là una massa di briganti e di cavalieri ormai difficilmente controllabili, le crociate degli straccioni costruiscono un sentire attraverso la distruzione sistematica di milioni di vite di individui e adulti. Bene, adesso vi leggo dalle crociate popolari, dall'operazione storica. Ricordo sempre che l'operazione storica, che è uno dei libri che uso io per fare questo tipo di trasmissioni, non è altro che un libro di storia che viene usata nei licei classici e scientifici. Per cui sono conoscenze alla portata di tutti e chiunque può verificarle. Accanto alle crociate ufficiali, cioè regolarmente benedette dai papi e organizzate da imperatori, re o principi, ci furono fino al 1291 almeno 8 crociate popolari. Prima, la crociata degli straccioni, 1095-1096. Seconda, terza, quarta crociata erano le crociate dei tedeschi, 1096, più irregolari che popolari. La quinta crociata fu la crociata dei Lombardi, 1100-1101. La sesta e la settima furono le crociate dei bambini, 1212. E l'ottava fu la crociata dei pastorelli nel 1251. Questi movimenti spontanei di grandi masse popolari che si mettono in marcia senza organizzazione e spesso senza una meta reale, se non con la Gerusalemme dei loro desideri e della loro idealizzazione, danno la misura di un clima culturale e dei fantasmi dell'inconscio collettivo che dominano gli uomini del XII e XIII secolo. La crociata degli straccioni era guidata da Pietro l'Eremita e da Gualtier Saint-Avoir, Gualtiero senza veri, ma il nome fu più simbolicamente significativo. Pietro era un predicatore dotato certamente di un fascino straordinario. Il popolo lo circondava in folla, scriveva Guilbert de Nogent, colmandolo di doni e celebrandone la santità con tali lode che io non rammento siano mai stati tributati simili onori ad altra persona. In tutto ciò che faceva o diceva sembrava esservi alcunché di divino, tanto che si giunse al punto di strappare i peli del suo mulo per costruirli come reliquie.
Questo vi dà la misura del livello di depravazione che arriva la sottomissione cattolica. Si videro gli scozzesi, ci informa Guibert de Nogent, avvezzi alla vita selvaggia e incompetenti di tattica militare, venire in folla, scalzi, in farsetto e pelliccia grezza, il sacco di vivere in spalla, dalla loro terra caliginosa e altri, dalle armi ridicole in confronto alle nostre, offrirci l'ausilio della fede e delle loro preghiere. In tale occasione avreste potuto vedere cose singolari e ridicolissime. I poveri, per esempio, ferravano i buoi alla maniera dei cavalli, li aggiogavano a carri a due ruote su cui caricavano le scarse provviste e i bambini piccoli, e se li tiravano dietro. Non appena avvistavano un castello o una città, i piccini domandavano ansiosi se fossero mai arrivati a quella Gerusalemme verso la quale si stava andando. E questi erano i sogni della gente, era il desiderio di uscire dalla miseria, il desiderio di uscire dal loro quotidiano, che è ben diverso da quello che è l'orrore cattolico. È la gente che sta sognando qualcosa di diverso e la loro cultura li porta a sognare una Gerusalemme diversa. Questa massa di sbandati e saccheggiatori, poiché non aveva mezzi a sufficienza per sopravvivere lungo il cammino, raggiunse, secondo una cronaca bizantina, le 80.000 persone. Naturalmente per mangiare, razziavano, uccidevano, saccheggiavano. Lungo il percorso attaccarono la città ungherese di Semlin. 4.000 ungheresi morirono nella battaglia e saccheggiarono e incendiarono Belgrado, la cui popolazione era fuggita prima dell'arrivo di questa incredibile crociata. Cioè, questa massa di disperati stava andando verso Gerusalemme, devastando, uccidendo, massacrando. Ricordiamocelo sempre questo. A Nissa stavano accingendosi ad attaccare la città quando il governatore bizantino Niceta mosse contro di loro con l'esercito regolare, facendo strage dei crociati, fra virgolette, un quarto dei quali morì o fu preso prigioniero. Un quarto di 80.000 sono 20.000 morti. Quando, come Dio volle, giunsero finalmente in territorio musulmano, riuscirono a percorrere appena pochi chilometri, che furono affrontati e massacrati dai turchi selgugicidi presso Civelò. Era il 21 ottobre del 1096. Meno di 3.000 riuscirono a scampare, fra i quali naturalmente Pietro l'Eremita, il pazzo di turno. Il pazzo mandato da Dio, c'è il pazzo di Nazareth e c'è il pazzo Pietro l'Eremita. Sul luogo della battaglia, scrive Anna Comnena, le ossa formavano un mucchio immane, anzi un'altura, una collina, un rilievo di considerevole superficie. I turchi costruirono mura simili a quelle di una città, riempiendo gli spazi intermedi, anziché con malta, con le ossa dei morti, e fecero di tale città, in un certo senso, la loro tomba. Questa fu la prima crociata di Pietro l'Eremita. Le crociate dei tedeschi del 1096 furono in realtà due grosse bande armate di 10-15.000 uomini, per cui praticamente siamo dalle 20 alle 30.000 persone ciascuna. La prima guidata dal frate laico Volkmar, la seconda dal sacerdote Gottschalk. La terza e più numerosa dal conte Emcic di Leiningen, sulla pelle del quale si disse comparvero miracolosamente impresso a fuoco il segno della croce. E anche qui cominciamo a vedere apparire nella storia questi pseudo miracoli, queste porcherie, porcherie che servono per mettere in ginocchio le persone, per costringere le persone all'obbedienza. Questa crociata di tedeschi doveva dare inizio, vale anche per le lacrime delle varie Madonne, eh? Questa crociata dei tedeschi doveva dare inizio alle stragi di ebrei che cominciarono a insanguinare l'Europa. Ricordo che le stragi di ebrei, la persecuzione ebraica cominciò ben prima, cioè già con Galla Placida ci sono gli editti in cui si proibisce agli ebrei praticamente di vivere in modo decente. Recaredo circa nel 600 in Spagna, per dimostrare la sua fedeltà al cattolico, lui si era convertito dall'arianesimo al cattolicesimo, fra le altre cose porta via i bambini alle famiglie ebree per farli educare dai cattolici. Cioè, le persecuzioni hanno cominciato ben da prima, cioè l'odio contro gli ebrei è sempre stato una costante del cattolicesimo, fino
alle stragi naziste, cioè stragi naziste non sono altro che il corollario di questo. Se volete poi vi leggo qualche articolo di giornale. Questa crociata di tedeschi doveva dare inizio alle stragi di ebrei che cominciarono a insanguinare l'Europa. Vero è che i crociati erano confortati, almeno in parte, dall'autorevole parere dell'abate Pietro di Cluny, il quale in quegli stessi anni scriveva: che vale cercare e combattere i nemici della religione cristiana in remoti paesi, quando i dissoluti ed empi ebrei, ben più malvagi dei saraceni, non in terre lontane, bensì qui, in mezzo a noi, altrettanto sfrenatamente e sfacciatamente profanano, calpestano, dileggiano impuniti il cristianesimo e ogni sacramento cristiano. Come può lo zelo di Dio animare i figli di Dio quando gli ebrei, questi nemicissimi fra i nemici di Cristo e dei cristiani, se la cavano tanto a buon mercato? Perché il Dio non vuole che essi vengano totalmente sterminati e condotti alla completa estinzione, ma, a maggior tormento e smacco, torturiamoli, fra le altre cose, alla maniera del fratricida Caino, preservati per una vita peggiore della morte. Resti loro assicurata la vita, ma voi prendeteli il denaro, così che l'impudenza degli empi saraceni venga combattuta dall'armata cristiana, rinsaldata dall'empia pecunia giudaica. Ricordo sempre che non prendo le telefonate, per cui è inutile telefonare adesso. I crociati tedeschi cominciarono col depredare gli ebrei degli averi, ma finirono col togliere loro anche la vita. Volkmar a Praga, Gottschalk a Ratisbona, Elmerich a Spira, Worms, Rundelsheim a Colonia, Treviri e Magonza. Dopodiché le tre bande crociate sciamarono in Ungheria, ma gli ungheresi, che già avevano avuto l'esperienza della crociata degli straccioni, li stavano aspettando. Il re Colomanno, in tre successive battaglie, a Nitra, Volkmar, a Zecches, non so come si legge, a Gottschalk e Winselburg, Emmerich, sterminò i crociati tedeschi. La crociata dei Lombardi si mise in moto nell'estate del 1100, e questa è la fine che hanno fatto i crociati, con le croci impresse a fuoco sulle mani, con i frati che li guidavano, in nome di Dio. La crociata dei Lombardi si mise in moto nell'estate del 1100, era formata in massima parte da poveri disgraziati, anche qui con donne e bambini provenienti dalla Lombardia, ma anche dalla Germania e dalla Francia. Pochi preti, pochissimi cavalieri. Avanzando verso il sud, lungo il Danubio, il serpente umano si ingrossava. Il cronista Alberto di Aquisgrana parla addirittura di 200.000 uomini. Naturalmente si abbandonarono ai soliti saccheggi e a Costantinopoli arriva ad attaccare anche il palazzo imperiale. Cioè qui abbiamo bande di disperati che stanno cercando un futuro, che stanno cercando un sogno e che vanno avanti massacrando senza vedere dov'è quel sogno. Qui si dividono in tre colonne. La prima, sotto il comando di Raimondo di Tolosa, si dirige verso la catena del Ponto, vicina al Mar Nero. È attaccata nei pressi di Amasia da arcieri turcomanni e distrutta. Solo pochi, tra cui il conte di Tolosa, riescono a raggiungere il mare e far ritorno a Costantinopoli. La seconda colonna, comandata dal duca Guglielmo II di Nevers, scende verso sud, a Iconio, e circondata dalla cavalleria turca e annientata. La terza, sotto Guglielmo IX di Poitiers e Guelfo IV di Baviera, ripercorre la strada di Iconio, supera la città, si dirige verso il fiume che scorre nelle vicinanze e, mentre si accinge ad attraversarlo, è assalito l'esercito turco che ne fa strage. Un cronista parla di 60.000 morti. Era il 5 settembre 1101. E queste sono le crociate degli straccioni. Ma la cosa peggiore, la cosa più aberrante di tutte, è quello che succede dopo. E sono le crociate dei bambini nel 1212 e quella dei pastorelli del 1251. Assumono contorni da fiaba, nonostante si concludano in tragedia. Nel 1212 un ragazzo, Stefano, guida 30.000 suoi coetanei fino a Marsiglia, dove si imbarcheranno, finendo parte in fondo al mare, parte venduti come schiavi ai turchi da trafficanti cristiani. E questo serve il cristianesimo. Nello stesso anno Nicola, dalla Germania, scende in Italia, un altro ragazzino,
alla testa di 7-8 mila fanciulli, i quali vengono respinti sia da Genova che da Roma e moriranno la maggior parte di fame e freddo riattraversando le Alpi nel viaggio di ritorno. Bene, voglio fare una piccola pausa a questo, in questo momento. Queste cose sono apparse nella storia, no? E appaiono con una grandissima frequenza in questo periodo, perché la percezione, il desiderio di un sogno che si avveri della Gerusalemme del sogno, cioè la Gerusalemme del sogno non è altro che un luogo dove non si sta male, dove non si vive da pastorale, dove non si vive da infame, da povero, dove i preti costringono le persone, e diventa fortissima, la percezione del sogno diventa fortissima. Se fosse successa una cosa similare a Roma, cosa avrebbe fatto il pontefice pagano? Avrebbe aperto i libri sibillini. I libri sibillini avrebbero detto, e questo ve lo dico io per mia personale informazione, avrebbero dato questo responso: questi 7-8 mila costruiscano una città, e sarebbero diventati una gioventù sacra e avrebbero costruito una città, avrebbero costruito il futuro, avrebbero costruito la loro Gerusalemme. E invece i cristiani possono fare solo una cosa: farli macellare. Dunque, questi ragazzini, respinti sia da Roma, sia da Genova che da Roma, moriranno la maggior parte di fame e freddo riattraversando le Alpi, nel viaggio di ritorno. I pastorelli, invece, che nel 1251, dice il cronista, lasciavano le bestie alla pastura e se ne andavano senza salutare né padre né madre, erano guidati da un misterioso Giacomo o Giacobbe d'Ungheria, con una grande barba incolta, come se fosse uomo di penitenza, e aveva il viso pallido e magro. Costoro, come i predecessori di quant'anni prima, vogliono liberare il Santo Sepolcro e in più il loro re, Luigi IX, in quel momento prigioniero in Oriente. Gli avessero dato un bel calcio in culo, sarebbe stato meglio. Ma sono organizzati religiosamente fuori dai quadri della Chiesa costituita, tanto che oggetto dei loro assalti in Francia, oltre agli ebrei, sono anche i possedimenti del clero. Tanto ormai li avevano condizionati educazionalmente, pertanto. Le autorità li invitano a sciogliersi, senza successo. Il loro numero era infatti non erano in grado di dargli un sogno, di dargli un futuro, potevano soltanto imporgli di sciogliersi e di asservirsi. Il loro numero era diventato così grande, scrive Guglielmo di Nangis, che essi si erano ordinati per centinaia e migliaia, e ogni gruppo aveva il suo capo e la sua bandiera. I cronisti dell'epoca li attaccano. Il maestro d'Ungheria, il loro capo, viene chiamato agente di Maometto, principe dei ladri, spia del sultano, e gli stessi ragazzi vengono descritti come agitati da non so quali baccanali. La società degli adulti e l'ordine costituito non sanno come spiegare queste misteriose unioni di fanciulli. Bastava che si guardassero attorno. Le stesse reazioni di condanna ci sono state nel 1212, che rappresentano da un lato l'anarchia e dall'altro un confuso embrione di un nuovo ordine sociale. Alla fine i pastorelli verranno tutti uccisi. Questa è l'unica soluzione che il comando sociale sa prendere. I cattolici sanno prendere solo questa soluzione: massacrare. In scontri armati o impiccati da cavalieri e da soldati mossi contro di loro sul suolo stesso della Francia. E con tutta probabilità dei pastorelli e dei bambini del 1212 che nasce la leggenda del pifferaio di Hamelin, il quale, non ricompensato per aver liberato la città dai topi, portò via senza ritorno i bambini del luogo. È un caso, scrive Alfandery, se per l'anno 1210 gli annali di Ranieri di Liegi registrano il flagello di un'invasione di topi nei campi, nei villaggi e nelle case delle fattorie. Bene. Questa è la cronaca delle crociate dei miserabili. Questo è il mistero che circonda il fare degli esseri umani. Cosa consente di agire all'unisono senza che il potere costituito non li chiami in sua difesa? Questi furono i primi esperimenti sociali degli stregoni. Peccato che non avevano considerato gli effetti del condizionamento educazionale. Ne avevano considerato gli effetti di chi percepisce le linee di tensione e come si pone davanti al mondo. Avete mai pensato come fosse la vita del pastore e quella del pastorello o quella dei bambini in quelle città sotto il dominio dei cristiani? O pensate che la pederastia intesa come possesso dell'individuo sia un'invenzione dei preti moderni? I giovani sono sensibili al circostante, sono sensibili ai richiami delle fonti, sono sensibili alla voce del bosco e sono sensibili al richiamo di libertà.
meglio intraprendere un'avventura che vivere di bastonate. La strategia d'azione degli stregoni era pronta, doveva essere affinata e schermata. Le persone erano troppo sensibili ed erano ferocemente sottoposte al condizionamento educazionale cattolico. Questo era quanto emerse dalle crociate dei poveracci. In fondo, il loro sogno era la conquista di migliori condizioni di vita. Si illudevano che le parole di propaganda cristiana fossero vere e non miserabili inganni. Si immaginavano che la liberazione del sepolcro consentisse loro di vivere in un paradiso, luogo ben diverso in cui i cristiani li costringevano. Ora il presente era troppo miserabile. Prima o poi gli esseri umani avrebbero alzato lo sguardo dal presente e avrebbero provato a costruire il futuro. Prima o poi gli esseri umani avrebbero capito che bisogna costruire anziché distruggere. Gli stregoni stavano sollecitando gli esseri umani ad alzare lo sguardo. Era solo una questione di tempo e di migliaia di esperimenti che falliranno. Ogni fallimento aggiungerà un seme nella costruzione di libertà. In questi secoli i semi si spargono in varie direzioni. Noi ne analizzeremo alcuni anche nei secoli successivi. Questa è la trasmissione di oggi. Esse e il filosofo di oggi di cui parleremo è Averroè. Abu al-Walid Muhammad ibn Hamad ibn Muhammad ibn Rash, detto in Occidente Averroè. Averroè è un giurista, medico e filosofo, nato nel 1126 e morto nel 1198. È un riformatore e amministratore di giustizia a Marrakesh. Ha insegnato filosofia a Cordova e, accusato di eterodossia, costretto a fuggire, incarcerato, esiliato, e poi richiamato poco prima di morire a Marrakesh a gestire la giustizia. Noi stiamo guardandoci dei filosofi che sono musulmani. Perché non esistono dei grandi filosofi in Occidente, nel mondo occidentale? Non esistono perché la filosofia scolastica li distrugge tutti o li costringe a ripetere all'infinito le loro nozioni. Per cui in questo momento stiamo guardando i filosofi musulmani. Da là viene alcuni istinti di libertà. Vedremo dopo come quegli istinti dovranno essere distrutti. Comincia questo Averroè il suo lavoro come filosofo commentando Aristotele e cercando di ripulire gli scritti aristotelici dalle influenze neoplatoniche. Verrà conosciuto in Occidente come il commentatore. Il suo sforzo è quello di separare la filosofia dall'assoggettamento al Corano, un processo che in Occidente verrà fatto in epoca molto tarda e ancora oggi non risolto del tutto. Con chi è che si scontra questo Averroè? Chiaramente anche Averroè fra i musulmani ha un nemico. E il suo nemico è Ghazali, il fideismo di Ghazali, e che attraverso il suo scritto La distruzione dei filosofi sosteneva la soggettività e l'arbitrarietà dell'intervento divino nelle cose, concetto che sarà ripreso da Occam, che parlerà dell'assoluta libertà di Dio che agirà su ogni essere umano indipendentemente dai meriti e dalle colpe. Chi è questo Ghazali? Ghazali, del 1058-1111, insegnò diritto e teologia a Baghdad. Spesso citato dagli scolastici, infatti vanno di pari passo, vanno a braccetto, considerato un sufista moderato, è citato come il distruttore della filosofia. E lui propaganda un'esperienza mistica come superamento del pensiero, è considerato un sufista moderno in pratica. Bene, questo sufista moderno afferma che Dio agirà su ogni essere umano indipendentemente dai meriti e dalle colpe. Il padrone che agisce in funzione di se stesso è la Chiesa o l'organizzazione religiosa musulmana che agisce in funzione di se stessa. In pratica, sia che un individuo pecca o che un individuo non pecca, avrà lo stesso bagaglio o potrebbe avere lo stesso bagaglio di punizione o di meriti a seconda dei desideri del momento di Dio. Cioè, questo è il loro concetto. Averroè oppone il concetto, nel suo trattato La distruzione della distruzione, di un Dio che garantisce l'ordine e la razionalità del mondo come eterno principio di un movimento che mantiene il mondo in eterno, essendo il principio eterno. Ricordo sempre che non prendo le telefonate finché non ho finito. Anche Averroè mette l'intelletto come specchio dell'anima. Era eccessivo parlare o pensare che Averroè trovasse il principio agente in tutti gli esseri.
Egli riprende da Aristotele il concetto di intelletto materiale col quale si congiunge ad ogni altro uomo attraverso le immagini e senza che questo alteri la sua unicità. Averroè parla di intelletto immortale, mentre l'anima e il corpo umano sono mortali. Per superare lo scoglio religioso, egli afferma che il Corano è scritto in realtà in forma allegorica e simbolica e che soltanto gli stonti e gli ignoranti lo leggono letteralmente. La sua necessità era quella di separare l'articolazione del suo pensiero dalle sbarre che il Corano poneva. È il primo sforzo che troviamo nella storia di liberare il pensiero dalle catene di morti dei libri sacri della pulsione di morte, dalla Bibbia al Corano. Quando la Chiesa Cattolica condannò Galileo, prese per letteralmente vera la frase di Giosuè, quasi finito, fra poco prenderò le telefonate. La frase di Giosuè sul fermati sole. La paura della Chiesa era quella che, data una parte della Bibbia come falsa, significava che l'intera Bibbia era letteralmente falsa e andava interpretata o omessa. E la Chiesa cattolica non si può permettere di omettere la parola biblica. Dopo che la sua Bibbia ha fondato secoli di terrore, dovrebbe ammettere di aver ingannato l'umanità, da cui si dovrebbe dedurre che la sta ancora ingannando. Oggi i cattolici preferiscono lasciare tutto in sospeso, usando questo o quello passo biblico a mano che conviene loro nel processo coercitivo umano. Gli intellettuali hanno da secoli svelato la menzogna, ma la vera posta in gioco non sono gli intellettuali, è il bestiame umano, come lo chiama la Chiesa Cattolica. Le pecore del gregge, se volete usare un altro termine, le braccia che nutrono l'orrore cattolico in ginocchio e supplici. Averroè fu attaccato da molti lati, sia da parte musulmana che da quella cristiana. I fini coercitivi sono uguali, ma il suo pensiero esercitò un notevole influsso sull'intera Europa per molti secoli. Gli stregoni avevano capito come gli spazi di liberazione possono aprirsi solo se si libera il pensiero, partendo dall'esistente. L'esistente fa schifo ed è una galera? Ebbene, dicono gli stregoni, partiamo da questo schifo, mangiamo questa merda per costruire il futuro. Bene, io oggi ho finito l'esposizione della trasmissione di oggi. A questo punto potrei anche prendere le telefonate. Ho sempre quella rassegna stampa che faccio. E ho alcuni ritagli di giornali abbastanza interessanti. Comunque, se ci sono telefonate, interrompo, tanto posso riprendere sempre. Allora, dal Gazzettino di lunedì 18 agosto 97: è vietato il rosario a scuola. Cioè, il rosario viene usato da alcune bande di picchiatori a Houston, nel Texas, alcune bande di ragazzi più o meno giovani, insomma. Ed è un simbolo di riconoscimento, ormai è un simbolo come un altro, insomma. Viene usato, c'è la banda che usa la svastica e c'è la banda che usa il rosario. Pertanto è stato vietato a scuola perché altrimenti si viene identificati come banda. In USA un movimento pro Maria. Anche questo è tratto un articolo di giornale dalla Repubblica di lunedì 18 agosto 1997. Spedito dalla California, che contiene fogli, documenti e soprattutto 40.383 firme di altrettanti cattolici che chiedono al pontefice di promuovere la Vergine Maria proclamandola col suo potere infallibile, corredentrice dell'umanità insieme a Gesù Cristo. A prescindere dal fatto di tutto quello che dice l'articolo, noi abbiamo delle condizioni interessantissime. In pratica, scrive Woodmar, con una punta di ironia, la Santissima Trinità si trasformerebbe in un santissimo quartetto, con Maria nel ruolo triplo di figlia del Padre, madre del Figlio e moglie dello Spirito Santo. Dopo tre in uno, fate un po' voi cosa salta fuori. Gli altri cristiani non potrebbero accettare due punti del nuovo dogma, la valorizzazione di Maria a scapito di Cristo e l'enfasi sulla infallibilità del Papa, ma Franklin, come molti altri protestanti, è anche convinto che al Vaticano si sia perso interesse per una convergenza dei cristiani e che in definitiva il Papa sia pronto a decidere autonomamente sulla promozione della Vergine, cioè il Papa promuove la Vergine. Cioè, per me è un nonsense, poi i cattolici facciano loro.
Allora, vorrei ricordare che questa proposta, fra le altre cose insieme ad altre proposte, arriva dalla California, dove il mito dell'apparire supera e annulla lo sviluppo culturale, che è ridotto a zero, dove i detenuti sono decine di migliaia, segnale di degenerazione sociale, dove si riempiono i bambini di Prozac, il farmaco della felicità, dove la parrocchia è condannata a pagare 1.200 miliardi di dollari per partecipazione nello stupro dei chierichetti. Da lì arriva questa proposta. Io avrei dei dubbi. Comunque, andiamo avanti con il Gazzettino del 19 agosto del 97. Danzica, i cantieri di Danzica sono diventati una grande discoteca. Vabbè. Questo aveva un po' a che vedere con la religiosità, se non che il lavoro fatto dai cattolici per trasformare i regimi dell'est e poter appropriarsi del bestiame umano sono stati fortissimi. Questo è uno dei risultati. Comunque, per carità, uno può anche trasformare cose in discoteche. Se la discoteca è migliore di costruire navi, probabilmente c'è un futuro diverso. Abbiamo ancora il Gazzettino del 19 agosto del 97. Nuove scoperte sulla loro religione ad opera dell'archeologo Sabatino Moscati. Qual è la loro religione? La religione dei Fenici. Nessun sacrificio umano tra i Fenici. Nuove scoperte archeologiche sono destinate a rivoluzionare le conoscenze sulla religione dei Fenici e a ridimensionare l'accusa di compiere riti di sangue alle divinità. L'antica popolazione semitica di navigatori e commercianti non avrebbe infatti mai praticato il sacrificio dei bambini, è quanto sostiene l'archeologo Sabatino Moscati, ordinario di ebraico lingue semitiche all'Università Tor Vergata di Roma, che illustra le prove della sua tesi negli atti all'Accademia dei Lincei. L'uccisione dei neonati come offerta al dio Baal sarebbe un'invenzione nata dall'interpretazione errata dei reperti emersi in decenni di scavi nei cosiddetti Tophet, le aree sacre costruite nelle città puniche nel nord dell'Africa, in Sardegna e in Sicilia. Urne contenenti ossa bruciate di bambini sono state rinvenute nei Tophet, ma secondo gli studi di Moffat, dell'equipe. Un attimo, vediamo chi telefona. Pronto? Sì? E chi sei tu? Ah, beh, allora che mi frega a me. Che ne so io. Arrivederci. Vabbè, abbiamo qualche pazzo che ogni tanto fa sparate idiote. Dunque, vediamo un attimino. Ma secondo gli studi di Moscati e dell'equipe dell'Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica, il CNR, le tesi dell'infanticidio non rese più, anche se i casi di uccisione non possono essere esclusi. Pronto? Pronto? Eh sì. Oh, alleluia. Bene. Nel Tophet sarebbero state la sede di un rito consistente nell'incenerimento delle ossa di bambini già morti, generalmente per cause naturali, connessa all'alta mortalità infantile. Ma perché incenerire le ossa dei neonati morti? Sembra evidente la finalità di purificazione del rito, sia per l'alta mortalità infantile che comportava infezioni ed epidemie. Bene. Pronto? Pronto? Oh, a Parigi le truppe del Papa. Vediamo un attimino, il Papa si ritrova a Parigi e ci sono dai 300.000 e 600.000 persone che vanno ad ascoltarlo. Vediamo un po' come organizza questo raduno. Come organizza questo raduno? 80.000 giovani partono dall'Italia. Ricordo che i giovani che sono invitati ai raduni del Pontefice vanno dai 18 ai 35 anni. Dunque in Italia ci sono almeno 10 milioni. Pronto? Ciao. Per la radio, Sì? come ogni giovedì, sono stata un po' via, ma comunque ho ripreso a sentirti. Non ti preoccupare. E senti una cosa, io volevo soltanto un'informazione così di carattere, come si chiama, letterario. Io sto leggendo di Castaneda, Sì? Il libro del Tonali, Sì?
Niente, voglio sapere se tu mi puoi dire qualcosa in merito. perché io lo sto leggendo sì. con molto interesse, però vorrei sapere... Hai letto solo l'Isola delle Tonaglie? Mi è capitato, perché io guardo molto le coincidenze. Sì. Ecco, sono stata in biblioteca e ho chiesto di Castaneda che cosa avete e loro... Tra l'altro l'Isola delle Tonaglie. L'Isola delle Tonaglie inizia col sognare, no? Sì, esatto. Io ti seguo. Sì, d'accordo, ti voglio risponderti, sempre che abbia tempo, d'accordo. Ciao, ciao, ciao. Allora, per la nostra amica che sta leggendo Castaneda, ha scoperto l'Isola del Tonale. Castaneda è uno dei più grossi autori in questo momento che possa dare una visione della stregoneria anche se dal punto di vista molto soggettivo. Cioè, è importante per tutte quelle persone che decidono di percorrere un sentiero di stregoneria. Perché? Perché Castaneda e il suo maestro Don Juan fanno uno sforzo notevole per mettere insieme quelli che sono gli elementi che concorrono alla formazione della stregoneria. Che cosa insegna in pratica Castaneda? Esistono tre fasi praticamente in Castaneda. Esiste la prima fase della scuola dello stregone, che praticamente è un'operazione di agguato attraverso l'illusione della droga, cioè l'uso che praticamente chi è Castaneda? Castaneda è un antropologo che vuole far fesso un indiano, così almeno lui la racconta, no? Solo che non è lui che fa fesso l'indiano, è l'indiano che, cioè lui praticamente dall'università di Los Angeles va in cerca di nozioni su piante psicotrope, trova questo indiano che gli viene presentato come un esperto indiano di piante psicotrope e lui fa credere a questo indiano che lui sa e l'indiano può guadagnarci dal rapporto con lui. In realtà l'indiano è Don Juan e con le piante psicotrope riesce a imporgli un sentiero di stregoneria. Questo tipo di stregoni hanno una regola fondamentale, e cioè la loro stregoneria viene passata da maestro ad allievo come generazione, non figlio, ma da maestro ad allievo. E lui gli insegna la sua stregoneria, la sua percezione del mondo. Questi, gli elementi che lui dà, sono elementi comuni a tutta la stregoneria. Cioè, anche se abbiamo culture diverse, tutta la stregoneria obbedisce a quegli elementi che Castaneda vi espone. Quello che è diverso, culturalmente, è quello che va oltre l'Isola del Tonale, quello che è il fuoco del profondo, il dono dell'aquila, l'arte del sognare, quello appartiene a culture diverse, ma quello che è, viaggio a Ixland, la realtà separata, il secondo anello del potere e l'Isola del Tonale appartiene a tutta la stregoneria. Che cosa dice praticamente questo? Che bisogna forzare se stessi. Si forza se stessi attraverso il sognare, attraverso i sogni e attraverso una vita precisa, un intento preciso e una vita impeccabile. Vediamo un attimo chi rompe adesso. Pronto? Sì? Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Bene. Abbiamo sentito anche questa, e io ricordo sempre che io questo tipo di telefonate le metto sempre in diretta, nei limiti del possibile, non quando mi scoccia più di tanto, perché mi serve come documentazione, cioè questa resterà come documentazione. Benissimo. Il sognare non fa altro che smuovere quello che è la persona, cioè la persona forzando se stessa, cercando le mani in sogno e forzando se stessa a viaggiare, non fa altro che compattare se stessa. Adesso bisogna essere un po' chiari adesso, perché esistono dei sognatori castanediani in ascolto in questo momento e che bisogna essere precisi, se no dopo domani mi tirano il collo. Allora, l'arte del sognare e l'arte della meditazione, l'arte della concentrazione hanno uno scopo preciso: compattare l'individuo, cioè riuscire a avere uno scopo per cui muovere la propria energia interna. Noi abbiamo un cervello che si è costruito nel corso di alcuni milioni di anni e si è costruito come un organo sovrapponendosi. Ogni volta che un organo all'interno del cervello si sovrapponeva al cervello precedente, prendeva su di sé le funzioni e levava delle funzioni al cervello che erano precedenti. Per esempio, noi abbiamo avuto un cervello come i rettili. Bene, quando avevamo il cervello come rettili, i nostri progenitori vedevano, sentivano, ascoltavano, valutavano il mondo, calcolavano, agivano, vivevano.
Quando noi abbiamo avuto invece il cervello che abbiamo adesso, tutte le funzioni per cui facevamo prima le cose come cervello rettile le abbiamo trasferito sul cervello mammifero, il nostro cervello che abbiamo in questo momento. Però non è che quel cervello non ci sia più. Non solo questo, ma alcuni centri del nostro corpo, anche specialmente i cosiddetti chakra, quello che viene chiamato, hanno la capacità di emettere tutta una serie di sostanze che sono, per esempio, sono state scoperte, a parte l'endorfina,